Terrados è un ritratto della nostra generazione di 30 anni, persone con molta preparazione universitaria, ma senza opportunità, senza opportunità reale in questo momento di crisi. È stato girato nel 2010, nel momento che pensavamo che veramente a un anno dopo la crisi sarebbe finita. Questi personaggi hanno un sussidio di disoccupazione di un anno o 2 anni, allora invece di stare cercando soluzioni alla situazione stanno passando il tempo come di vacanze, senza motivazione vera. Con questo fondo è una storia di cerca personale, di questionarsi chi sono io. Che cosa voglio fare veramente? Il personaggio principale che io recito si domanda chi è, e vede che non ha scelto veramente niente alla vita, non ha scelto veramente chi vuole essere, qualcosa vuole fare. È una cosa di tutta la Spagna almeno. Io ho parlato sopra lo che io conosco. Allora io conosco più gli spagnoli di Barcellona, ma è un modello che penso che è derivato storicamente del fatto che noi abbiamo cresciuto in una democrazia nuova, in un stato di felicità e di abbondanza. Non abbiamo vissuto il processo di costruire questo mondo che i nostri genitori sì lo hanno vissuto. Allora penso che una cosa globale della Spagna. Penso che molte cose sono trasportabili non soltanto alla Spagna, no? Questa eterna adolescenza pare che è una cosa un po' più globale, non soltanto della Spagna. A Torino è stato magnifico, questo è stata una sorpresa bestiale, penso che abbiamo avuto in una notte di passi nel cinema qua, che aveva più o meno una, non so, 600, qu quante persone cavano nel 3x3? 700? Buono, allora avevano 600 persone o più, 650 persone. E dopo in Barcellona è stato 5 settimane in un cinema piccolino, e non so se in 5 settimane ha avuto tanto pubblico come in una notte qua. Le persone gli piace questa essenza e questa qualità di essere molto vicino e di dire qualche cosa che può fare il pubblico sentirsi identificato. Viéndola de fuera la película, entiendo que es algo como te toca y te sientes identificado en eso y a la vez es como, claro, y si estás en un proceso de búsqueda personal, pues todavía más, ¿no? Es como, claro, es que nos pasa a todos, ¿no? Y todos tenemos que ser honestos y atrevernos a vivir, es que al final de eso va, no es tan crítica, es positiva, es... dale, pues ok, pero búscate y haz lo que sientes, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito y lo que llega más a la gente. Penso che il film è una cosa che è un po' critica, ma anche ha una qualità di un messaggio di speranza e ottimista, poi si cerchi e trovi chi sei, puoi farlo, devi farlo, e non devi sentirti influenzato per pregiudizi, e questo è positivo. Buono, noi non eravamo una coppia prima di fare il film, ci conoscevamo molto poco, comunque. Allora, buono, noi ci siamo innamorati facendo il film, ma era una situazione molto complicata, allora non lo sapevamo, non dicevamo Lo niente. sapevamo, Bueno, lo pero no lo sapevamo, ma dicevamo. non lo dicevamo e non facevamo niente in Niente. conseguenza. Allora era un po'. Noi non eravamo coppia e ci innamoravamo, e la coppia dentro del film è una coppia che sta finendo. Allora era tutto come in contraccorrente, no?
Allora è stato abbastanza tenso, no? Abbastanza, bueno, molto emozionante. Quando lavori con attori, tutto chi fa generare qualunque tipo di emozione, è un aiuto. Stesso si va a contracorrente perché hai qualche cosa qua per pienare, perché il campo di emozioni esté pieno per lavorare con quello. Allora penso che è stato un aiuto, dico, stesso per il film. L'abbiamo girato con 7.000 e il budget finale è di 12.000 più o meno. Allora, ovviamente è una grande avventura, piena di problemi e di tutti i tipi di problemi a risolvere, ma c'è differenti fasi. La fase di girare per me è stata magica, stesso con tutte le difficoltà, è stata magica, perché eravamo un gruppo di gente, era un collettivo, tutti credendo nel progetto, e questo alimenta tutto. Ma la parte più difficile per me è stata dopo avere il film finito e dire ok, ora devo distribuirlo, quello è stato lo più difficile, non avere soldi per fare la promozione è probabilmente lo più frustrante, è fare un film senza soldi. Gli attori li ho pensato molto in quanto io scrivevo, io la conoscevo altri attori del film, allora ho scritto molto pensando nelle qualità personali degli attori, li ho adattato un po' la sceneggiatura a loro. È stato così. Tutto lo che ho fatto al film è stato pensato un po' prima da farlo, per poter girare, poter fare con lo che avevo più vicino da me. Grazie. Grazie. Grazie.